Creo la squadra su Inazuma Eleven Victory Road, ovviamente, utilizzando la ruota delle meraviglie. E direi di cominciare subito a scoprire il nostro primo giocatore, ma prima ricordatevi, pollicione all'insù per supportare questi video e mi raccomando, condivideteli. Il primo sarà Zohen. Andiamo con il prossimo, signori, perché ne rimangono 15, dato che appunto ne abbiamo selezionato uno. JP, ok. Potrei essere scontento, ma considerate che JP potrebbe giocare in porta, quindi uno pseudo portiere ce l'abbiamo. Avanti con il prossimo, forza! Adesso voglio un bel attaccante che mi dia la carica. Fermati su Gazelle! Vabbè, ok, Xin, va bene. E ricordiamoci che dopo aver effettuato questo draft, dovrò giocare una partita classificata e se perdo, pago pegno. Fei. Avanti con il prossimo. Forza, che di giocatori da selezionare ce ne sono ancora tanti. Mark Evans. A posto, il portiere ce l'abbiamo, quello vero. 11 giocatori rimasti. Forza ruota, forza, gira e dammi subito qualche buon difensore. Va benissimo, Jack. Jack Wallside, bene. Go next. Adesso però mi serve un attaccante forte, Allora, Nosaka è molto forte, c'è un unico problema, è di livello 1. Quindi sì, l'attaccante forte ce lo abbiamo, ma purtroppo non credo che potrà giocare. Bellatrix, io me la collo e me la angu... Avanti con il prossimo, perché qui mancano ancora centrocampisti e un attaccante... Signori, abbiamo vinto il draft, abbiamo vinto la ruota, let's go. E con Zanark e Xin attaccanti, io personalmente sto a posto così. Vorrei solo qualche centrocampista interessante. E non è questo. Non lo so, un Riccardo, un Arion, un Jude, chiunque va bene. Zell. 5 giocatori rimasti per completare la nostra squadra. Goldi sarebbe ottima. Goldi in difesa, ragazzi, è... al bacio, ok. Gira, ruota. È il momento, però, per favore, qualche... Jordan Greenway. Un centrocampista molto buono. Meno 3. Quelli che stanno per uscire saranno... gli ultimi 3 giocatori e abbiamo Arion Sherwind, che va benissimo come centrocampista. A questo punto, sul meno 2, onestamente, ragazzi, io non credo che... Sì, vabbè, ragazzi, dai. La ruota oggi mi sta dando un squadron! Ultimo giocatore, così giusto per... capito, no? Gabi? Difensore. Ok. Ora, con quelli che sono usciti, dobbiamo creare una squadra che abbia possibilmente qualche passiva interessante attiva. Questa formazione qui probabilmente è la più forte che abbiamo mai creato in un draft su Inazuma. Ma purtroppo c'è un problema, e quando mai? Qual è? Ovviamente le passive. L'unica passiva interessante è che abbiamo il 40% di attacco in più quando l'attenzione è al 100%, il che vuol dire che dobbiamo ingaggiare il più possibile gli uno contro uno, fino ad arrivare ad avere la barra attenzione al massimo. Non sarà facile perché incontreremo avversari mangiatissimi, malatissimi, con tutte strategie incredibili, con tutti quanti gli oggetti, ma noi giocheremo di brain e la partita ce la porteremo a casa. Pov la perderai malamente. Avversario trovato! Livello 15. Ma che matchmaking è? Ma a me dispiace per il ragazzo! Ma no! Ma con una squadra come quella che sono riuscito a fare, volevo un avversario di livello 30. A me dispiace per questo ragazzino, ma che devo fare, ragazzi? Il matchmaking è completamente sballato. Come tutto il resto del gioco. E boys, che devo fare? Barriera super. Di parata portentosa. Vabbè, una carta inutile comunque. Guarda qui, ragazzi.
Vittoria garantita per 30 secondi di vincere concentrazione e mischie. Questa cosa mi sarebbe servita, vedi? Allora, io mi auguro che il ragazzo vada a quittare appena vede che gli faremo 2-3 gol. Mo' ci provo. Innanzitutto carico la tensione al massimo possibile. Vabbè, è infermabile Zanark, soprattutto se i livelli di differenza sono così. L'ha fermato. Senza fare niente, praticamente Bellatrix è passata. Passa pure qua. Mi sa che non è al massimo ancora, non ne sono sicuro. Andiamo, Zanarco. Vieni avanti. Vai, spara sta botta. In teoria è un tiro e un gol, perché 2,40 e 854. GG. E credo che tra l'altro questo fosse anche glitch come tiro, perché non ha fatto neanche la parata il suo portiere. Non credo fosse tanto difficile fare un gioco il più simile possibile a Strikers. Ma vabbè. Prendiamoci un po' quello che viene. Punteremo tutto sulla storia, raga. Punteremo tutto sulla qualità della trama della storia. E da quello che abbiamo visto per il momento, la trama è molto interessante. Graficamente è anche molto buono. Madonna, guarda dove sta Zanark, ragazzi. Clamoroso. Questa non la puoi mai prendere. Però c'era arrivato, l'animazione della parata gliel'ha data lo stesso. 3-0, però il ragazzo non sta ancora quittando. Proviamo a farlo tiltare con l'emoji. Me l'ha depotenziato. Però va comunque bene per segnare. Bravo. Ma come fallo? Un intervento letteralmente sulla palla, arbitro. E si riparte con la palla che in teoria era stata intercettata dal sottoscritto, però non me l'ha data. Va bene lo stesso. Cartellino giallo. Ma sai che all'effettivo io non credo di aver mai preso un cartellino rosso? Voglio provarci. Tira Sanara. Vabbè, easy. Vai. Proverò a farmi espellere. Ci voglio provare. Oh, e comunque c'è da dire che il bro ci crede veramente, eh. Il bro lotta con le mani e con i piedi. Via. Andiamo. È il momento di prenderti un'altra peretta, zio. O forse è depotenziato abbastanza. È depotenziato. Ok. Volevo vedere se funzionava ancora il gol buggato. Come si è tippato lì lui? Matto! Vedo la gente teletrasportarsi! Aiuto! Sì, vabbè, dai. Sopra il cervello ti sono passato, JP. Eh sì, Scott, no, JP. L'altezza è quella. 6 a 1. 6 a 1. Il ragazzo però non quitta. Credo che non stia quittando per l'enorme bonus esperienza che sta prendendo. È probabile. Vai. Beh, l'azione, ragazzi, purtroppo è sempre quella. Non cambia moltissimo, ma all'effettivo c'è poco da fare. Becca adesso col glitch, cucciolo. Sgancia stamina, va.
No. Mannaggia Gabby maledetto. Oddio, è gol lo stesso. Ah, vedi Xin come sta caldo. La tua Bellatrix. Attivo l'area con Bellatrix. L'allargo tutta su Zanarcone. Zanarcone la bomba. La se Scott non rompe le scatole ce la fa. Ce la faccio. Ed è 10. Vamos. Record personale. A questo punto ragazzi proviamo a super battere il record. Ma ah, levati cucciola. Levati che qua non c'è tempo da perdere per i poveri. Devo stare per forza a cenere nera, perché altrimenti rischio che Vittoria mi blocchi il tiro. Yo! Eh sì, 900, ciao! Sì, bravo, mettecele ma! Mettecele ma! Buttaci i guanti! Oddio, com'è? Sam! E sono 11, signori! 11 sono tanti, raga. Vabbè, è finita la partita, dai. Allora, mi dispiace ovviamente per il ragazzo. Mi dispiace però in parte, perché quel gol glitch l'ho vista una mancanza di rispetto, vi dico la verità. Però è stata comunque una partita molto combattuta. E devo dire, il ragazzo, complimenti, fortissimo. Ma rimane il fatto, ragazzi, che abbiamo spaccato tutto. GG. E dunque, ragazzi miei, cosa volete che vi dica? È stata una partita incredibile con tantissimi gol. Mi dispiace che purtroppo non è stata combattuta come questa squadra meritava. Ma è andata così, ragazzi. Il matchmaking non lo faccio io, lo fa il gioco. E come avete visto, purtroppo non è stato molto equo. Grazie mille per aver seguito il video fino a questo momento. Mi raccomando, condividetelo, lasciate like e ci vediamo con i prossimi draft. Ciao!